Ci sono almeno tre distinte tipologie di specchi d'acqua balneabili che possono essere inserite nel giardino: la piscina tradizionale, la biopiscina e il biolago. La piscina tradizionale consiste, come tutti sanno, nel creare un'opera muraria solitamente in cemento armato, a cui sono poi applicati tutti gli accessori necessari al suo funzionamento. A cominciare dal rivestimento interno, per passare poi al sistema di filtraggio e depurazione dell'acqua, all'illuminazione, fino al riscaldamento, all'idromassaggio, al nuoto controcorrente e così via. La tipologia della piscina in cemento armato ha il vantaggio di essere ampiamente sperimentata e di permettere la creazione di qualunque forma si desideri, dal momento che la struttura stessa è autoportante e può essere dimensionata con precisione. Si può raggiungere qualunque profondità si desideri ed è particolarmente funzionale al nuoto. Si tratta però di un'opera costruita a tutti gli effetti, che richiede quindi la relativa concessione edilizia e che per questo non si presta ad essere inclusa in luoghi dove esistono vincoli paesaggistici stringenti. Per sua stessa natura ha un carattere spiccatamente architettonico e si pone in stretto rapporto con la casa, di cui è un complemento diretto. Un'alternativa in cui cambiano sia l'aspetto esteriore che la tecnica costruttiva è costituita dalla piscina in biodesign. In questo caso si va a porre un telo impermeabile in materiale elastico direttamente sul terreno scavato, per cui la forma della piscina è ricavata dalla modellazione del terreno effettuata in loco. Sopra il telo impermeabile vengono fatti passare i tubi necessari all'impiantistica, che è praticamente la stessa della piscina tradizionale, e il tutto viene poi ricoperto da uno strato di pietra granulare posata manualmente. Si tratta di una graniglia di quarzo disponibile in diversi colori e dall'aspetto molto naturale, opportunamente rinforzata da una rete di sostegno e da una resina che funge da collante ma che lascia lo strato permeabile all'acqua. Dal momento che il rivestimento interno non ha una funzione portante, tutto il carico idraulico viene sostenuto dal terreno. D'altro canto, non sono necessari calcoli strutturali né sono richiesti particolari permessi di costruire. Questo la rende una soluzione percorribile anche in contesti ambientali soggetti a vincoli paesaggistici. Il risultato è una piscina dall'aspetto estremamente naturale, dal disegno libero e come realizzato a mano, conformata sulla base delle esigenze specifiche della committenza, con aree destinate al relax, sedute semisommerse, zone poco profonde per il gioco dei bambini, bagnasciuga su cui prendere il sole e così via. Vista la conformazione, non si tratta di piscine il cui uso primario è il nuoto, ma al contrario di luoghi destinati al relax e alla convivialità, da inserire in giardini poco formali. È fondamentale sottolineare l'importanza della corretta progettazione e installazione del sistema di filtraggio e di trattamento dell'acqua, per i quali bisogna ricorrere a prodotti di eccellenza. Da questo dipendono la salubrità della piscina, il limitato uso di prodotti chimici, il ridotto spreco di acqua e il contenimento dei costi di gestione. Oggi esistono sistemi a letto filtrante selettivo che trattengono tutte le particelle superiori addirittura a pochi micron, garantendo un'eccezionale qualità dell'acqua senza sprechi di questa importante risorsa. È chiaro che un'acqua già estremamente pulita grazie alla filtrazione richiederà quantità ridottissime di prodotti chimici per la depurazione e la correzione del pH. Sono disponibili sistemi di trattamento moderni che sfruttano minime quantità di cloro oppure l'elettrolisi del sale e che possono essere associati a sistemi di trattamento secondari come quelli ad ozono. Questi sistemi sono gestiti da centraline dosatrici estremamente efficienti che analizzano l'acqua in tempo reale e la trattano nella maniera più opportuna. Ciò garantisce una qualità costante dell'acqua, evitando i problemi tipici dei sistemi manuali, in cui si ha un eccesso di sostanze chimiche nei giorni dopo il trattamento, col rischio di danni per la salute soprattutto dei bambini, mentre si ha un'insufficiente depurazione prima del trattamento successivo, col rischio della presenza di batteri. Un sistema di filtraggio efficiente e un trattamento dell'acqua automatizzato
sono quindi fondamentali per avere una piscina con acqua di cristallinità straordinaria e soprattutto sana. Un discorso a parte va invece fatto per i biolaghi. Qui si opta per la completa naturalità, andando a creare lo specchio d'acqua senza opere murarie, ma lasciando il fondo coperto unicamente dal telo impermeabile o, se si vuole, da pietre o sassi. Ci sarà sempre un sistema basilare di filtraggio e ricircolo dell'acqua, ma il trattamento sarà demandato a piante adatte allo scopo e poste in una parte delicata del biolago, ricorrendo alla cosiddetta fitodepurazione. Il risultato in questo caso è il massimo della naturalità possibile, con un'acqua non particolarmente cristallina e con la presenza della piccola fauna tipica degli specchi d'acqua naturali, ma realizzata senza l'uso di prodotti chimici di sorta, ovvero ciò che potremmo trovare in natura bagnandoci in un lago. Per sua stessa natura, il biolago è adatto a contesti estremamente naturali, in giardini di dimensioni non troppo ridotte, in cui possa essere posto abbastanza lontano dall'abitazione, immerso nella natura. Si tratta di un luogo molto suggestivo, che va a caratterizzare una parte del giardino, ma che si presta meno ad essere parte integrante della vita domestica trascorsa all'aperto. Biolaghi, piscine tradizionali e in biodesign permettono di inserire una superficie d'acqua balneabile nel giardino, ognuna con le proprie peculiarità d'uso e caratteristiche estetiche. La scelta dovrà essere fatta sulla base del tipo di giardino progettato e delle esigenze della committenza, rivolgendosi a ditte specializzate che operino sotto la supervisione dell'architetto paesaggista.